Ciao a tutti amici YouTube, qui una nuova avventura in Napoleon Total Faction con il Regno di Napoli. Ora finalmente abbiamo iniziato a, come posso dire, a fare, finiremo di fare il monti della situazione e inizieremo a migliorare numerosi aspetti della nostra, dopo aver migliorato nettamente l'economia, ora ci dedicheremo alla conquista più brutale. Allora, purtroppo, come ho potuto valutare dalla situazione, l'unico stato con la quale posso iniziare la conquista dell'Italia è purtroppo lo Stato Pontificio. Per tutti i cattolici non me ne vogliate, ma purtroppo questa è l'unica cosa che posso davvero fare in questo preciso istante. Allora, lasciamo reclutare la fanteria leggera, mentre nel frattempo continuiamo a fuggire con... E che palle sti francesi, La nostra nazione domina i mari! Non ci credo, ho vinto ragazzi, miracolo. Ho vinto con una nave commerciale. Cioè, vi faccio capire un poco quanto desiderio io abbia di fare le battaglie navali. Chi se ne frega ragazzi, perché io sono più pro. Allora, diplomazia. Abbiamo addirittura Russia, la Russia ci chiede l'alleanza. Perfetto ragazzi, perfetto. L'alleanza con Russia, anzi alleanza commerciale con popolo russo, è stato accettato. Quindi vabbè, pronti. Basta parlare con un deficiente. Allora, virare, dobbiamo di prima di tutto, la nave mercantile si sta riparando. Nel frattempo un'altra nave mercantile è disponibile. Vediamo un attimo, anche un nuovo generale disponibile. Quindi piano piano il nostro esercito diventerà una macchina da guerra, un padre per i suoi uomini. Allora, quindi di conseguenza mi conviene congedare. Purtroppo non posso congedarlo. Allora, visto che ci siamo, aspettiamo un altro turno, un ultimo turno. Tanto come cavalleria stiamo messi molto bene. Due ussari, due artiglierie da 6 libbre, un'unità di fanteria leggera, due milizie, due unità di fanteria, parecchie unità di fanteria di linea, 6 unità di fanteria di linea. Quindi ragazzi, un esercito non eccezionale ma discreto direi. Nel frattempo stiamo continuando anche a costruire le tenute vinicole. Quindi tra un poco il Regno di Napoli farà capolino nella conquista dell'Italia. Allora, tra un po', se riuscirò a fare una battaglia stesso in questo episodio, vedrete anche un'altra mod che ho applicato a Napoleon, cioè Napoleon Total Faction. Come potete notare, già si nota nella bandiera della Russia che c'è qualcosa di più particolare, cioè questa mod... Cioè, non è proprio una mod, è un reskin delle bandiere. Permette comunque di vivere una soluzione storica maggiormente realistica per l'epoca. Allora, quindi iniziamo a muovere questo bel esercitino, che io c'ho un esercito da pro. Ok, iniziamo ad andare. Dichiariamo guerra. Allora, abbiamo numerosi alleati e solo la Svezia non ci segue. Altro? Quindi ragazzi, abbiamo anche il supporto di sono numerose... top in trappola. Allora, fanteria di linea, bene o male io mi posso abbastanza salvare grazie ai miei cannoni. Loro hanno anche dei dragoni, ma nulla che non si possa salvare. Continuiamo l'assedio, perché io desidero assediato. Che mi attacchino loro. Allora, reclutiamo
qualche nuova unità di fanteria di linea, giusto altri due per tenere anche la situazione a Napoli abbastanza sotto controllo. Mentre nel frattempo comunque abbiamo allora la nave mercantile, che stesso da qua la rimandiamo alla Valletta. Mentre nel frattempo questa nave la ripariamo. Allora, costruzione. No, si è autoriparata, non so per quale arcana, sì, per quale arcana ragione. Perfetto. Allora, l'economia meglio di così non potrebbe andare. La guerra contro il papato comunque penso che si rivelerà una vera e propria vittoria. Quindi passiamo il turno. Dannati francesi del cacchio che mi... Sto odiando i francesi, ragazzi. Che ci fanno i prussiani in Marocco? Lo sanno solo loro. Allora, truppe russe che camminano, marciano parecchio. Alla faccia quante unità allo zar, eh? Allora, perfetto. Inizia l'attacco. E nel frattempo vedremo se i miei preparativi per riuscire a sconfiggere il potente, diciamo potente poi, il grande esercito pontificio saranno necessari. Allora, purtroppo se sentite qualcuno che urla, se sentite qualcuno che urla è mia madre, perché non so. Allora, vediamo un attimo la battaglia di Roma. Quindi, allora, se si caricasse, lol. Allora, perfetto. Allora, notiamo una giornata molto serena. Allora, in questo caso comunque, come potete vedere, sull'unità vi è una bandiera e il portabandiere ne ha un'altra. Questa, come vedete, come state vedendo, è la vera bandiera che possedeva il regno di Napoli. Quindi questa cosa è una moda che ci tengo che ad averla messa, perché comunque aumenta di molto la storicità del gioco. Allora, mettiamo due unità di fanteria leggera qui. Mettiamo altre due unità di fanteria leggera ai lati, perché la fanteria leggera è comunque una fanteria estremamente pericolosa, perché ha una portata maggiore rispetto ai moschettieri. Allora, creiamo comunque la capacità di muovere velocemente questo esercito. Allora, non vi sono alture particolari, quindi io direi anche di smontare subito i pezzi di artiglieria. Allora, io direi di fare come Sun Tzu molte volte consigliava, cioè praticamente dividere l'esercito. Come faremo a dividere un esercito tanto vasto? Semplicissimo, ragazzi. Allora, lo metteremo in maniera tale che potrà credere di poter sfondare il mio schieramento. E nel frattempo la mia cavalleria tenterà di aggirarmi. Quindi sarà il contingente principale, e comunque non è tutta questa grande potenza, cioè sono ussari, sono... molti sono... cazzo, c'ha pure i Jaggers. Allora, non so se lo sentite, ma abbiamo anche le ambulanze sotto casa mia. Allora, molta cittadinanza armata, quindi non c'è... vabbè, ora per forza l'avete sentita sotto casa... Allora, da notare anche un'altra cosa, che gli stemmi del Papa sono presenti. Quindi anche l'esercito stesso del Papa ha una sua bandiera molto bella, secondo me. Allora, vediamo un attimo se questa strategia può valere. Allora, quanto odio quanto il nemico c'è. Signore! Signore! Stanno attaccando il nostro generale! Allora, l'artiglieria nemica mi ha acchiappato il generale, purtroppo. Allora, vediamo un attimo se la situazione può andare a mio vantaggio. Vedo un contingente che non mi piace.
quindi penso che dovrò abbandonare il pensiero di sfondare la formazione, e quindi di conseguenza lascerò solo questa unità di infanteria leggera, visto che comunque bene o male ho la cavalleria in supporto. Linea pronta, signore! Mettiamo subito questa unità di fanteria in formazione di quadrato. Linea pronta, signore! Allora, purtroppo qua non ha mandato abbastanza la cavalleria al macello, direi. Sono abbastanza fortunato perché riesco a limitare parecchio i danni. Allora, qua praticamente ho questa unità di fanteria molto nascosta. Allora, devo distruggere questi schermagliatori. Allora, togliamo immediatamente questi quadrati, perché ovviamente... Allora, se mi sentite un po' più zitto del solito è perché comunque voglio cercare di capire come giostrare questa situazione, perché è una situazione abbastanza particolare. Allora, in questo caso, se me la so giocare con la cavalleria, bene o male potrei avere una buona vittoria. Allora, fanteria leggera sta avanzando molto bene, quindi di conseguenza posso avere numerose speranze. L'unica cosa che mi preoccupa è la cavalleria. Ussari! Siamo a portata di fucile, signore! Allora, questi Jagger non mi piacciono. Jagger per fortuna se ne sono fuggiti. Allora, vediamo un attimo se il fianco riuscirà. No, perfetto. Allora, qua il fianco sembra che venga. I nostri uomini sono in fuga, signore. Vabbè, la cavalleria ussara non sto capendo perché sta facendo questo. Allora, purtroppo anche l'altra fanteria di ussari se ne andrà ben presto, purtroppo. Allora, diciamo che il rapporto tra schioppettanti e schioppettatori è abbastanza basso. Allora, diciamo che se riesco a contenere l'avanzata... Guardia del generale. Se riesco a contenere abbastanza questa avanzata, bene o male posso sperare di vincerla questa battaglia. Allora, se riesco comunque a scremare su queste unità di fanteria di linea, bene o male posso sperare di avere un minimo di vittoria. I nostri uomini sono in fuga, signore. Aia, la situazione diventa più critica di ora in ora. Mi auguro che comunque bene o male i miei Jagger potranno resistere. Allora, non è che si è però messa male più di tanto. Comunque ho ancora il generale vivo. Mettiamo subito i quadrati, magari così bene o male la mia fanteria può difendersi. Allora, mi hanno fatto fuori uso il cannone, purtroppo. Allora, vediamo un attimo. Fanteria leggera agli ordini, signore! Fanteria leggera agli ordini, signore! Ok, allora. Purtroppo qua... I nostri uomini sono in fuga, signore! Aia, la situazione diventa ancora più complicata, ancora più dura. Allora, come sto dicendo, purtroppo non c'è un solo problema, perché io sono l'esercito di Napoli, che comunque l'esercito non è il punto di forza, mentre invece se avessi usato l'esercito del Regno d'Italia, quindi piemontese, avrei avuto un tipo di esercito migliore e quindi comunque di qualità nettamente superiore. Allora, purtroppo qua la situazione non è tutta questa gran fortuna. Per fortuna comunque c'ho ancora il generale in vita, fortuna, ce l'ho ancora in vita. La cavalleria purtroppo lo so, ragazzi, non me la sono giocata da parte. Allora, chiamata a raccolta, chiamiamo a raccolta. Allora, sembra che comunque bene o male l'esercito nemico riesca a rivendere. Allora, c'è
La guardia del generale si sta abbastanza divertendo con i miei uomini. Anche io abbastanza, mi sto abbastanza divertendo così. Diciamo che comunque la situazione può essere ancora salvata. Può essere ancora molto ben salvata se so. I nostri uomini sono in fuga, signore. So come giocarmela, cioè se so annientare. Posso annientare questa parte dell'esercito, comunque lo sto bene o male, posso ancora sperare di farcela. Se riesco a fare una vittoria come ho fatto con Albi Tokugawa, cioè al photo finish, posso. Perfetto ragazzi, perfetto. La situazione inizia a mettersi meglio di quanto sperassi. Cioè il nemico si trova. C'è diversi con le pezze al sedere. Mio Dio ragazzi, battaglia eroica, battaglia davvero eroica, battaglia straordinaria, combattuta davvero con un pugno di uomini, se riesco a vincerla, ragazzi, abbasserò le tasse a tutto il regno, perché è una vittoria davvero importante questa che sto per avere. E nel frattempo gli sparacchio il generale, così impara a farmi fuggire via io, bastardo. Allora, davvero ragazzi, non. Davvero i miei uomini si stanno comportando non bene, benissimo. E comunque vediamo un attimo. I nostri uomini sono in fuga, signore. Comunque bene o male, quest'unità di Jagger. Allora, un'altra unità fugge, quindi bene, quindi la situazione di bene si mette anche meglio. Purtroppo c'è un solo problema, che comunque molte unità sono ancora abbastanza numerose, ma non me ne preoccupo più di tanto. Allora, perché se riesco. Se riesco ancora a tenerli abbastanza. Col morale abbastanza alto. Allora, purtroppo io oramai sono costretto a usare determinati stratagemmi, perché lui ha ancora molte unità da fuoco sulla distanza. E quindi devo sperare solo che. Da notare il massacro. Levatemelo di dosso! Massacro che c'è su questo campo di battaglia. La prima. Signore! Volta. Il vostro Cristo. Generale è caduto! Cristo! Che giorno orribile! Levatemelo di dosso! Ok ragazzi, il mio generale ha fatto una morte eroica. Mi auguro che comunque riuscirà a. Il mio esercito, visto che comunque sta tenendo non duro di più, riuscirà a restare abbastanza saldo, me lo auguro, perché comunque oramai col generale c'è un bel malus. I nostri uomini sono in fuga, no, signore. No ragazzi, no, non ci voglio credere, non ci voglio affatto credere. Devo vincerla ragazzi, devo vincerla, non esiste proprio. I miei uomini arrivano fino a questo punto e poi mollano tutto. No, io a questo punto faccio le cariche suicida, preferisco fare le cariche kamikaze. E comunque i Jagger pontifici non è che sono tutta sta gran forza, cioè la mia fanteria può tranquillamente massacrare. Me lo auguro ragazzi, speriamo che la mia fiducia non sia così mal riposta. Per fortuna ragazzi. Allora. Mio Dio. I nostri uomini sono in fuga, signore. Però nel frattempo, bene o male, questa unità ci salva, quindi per forza devo mandarli all'assalto. Un'altra unità si è fermata, quindi posso dire che la battaglia può ancora salvarsi. Può ancora salvarsi, me lo auguro. Aia. Vai, restate saldi, dannazione. Restate saldi. Non hanno più paura di voi, dannazione. Ragazzi, davvero se la vinco questa voglio davvero non i big money di più. Ragazzi, come ho detto, l'esercito napoletano non è tutta sta gran forza, ma diciamo che è in dirittura di vittoria. Se tutto va bene, forse ce l'ho fatta. Cioè, perché comunque questi
queste artiglierie non hanno tutta sta gran forza. Addirittura i miei uomini sono notevolmente più invogliati a combattere rispetto a quelli pontifici. Oramai resta solo un'unità di Jagger. Comunque questi Jagger si sono dimostrati. Ragazzi ho vinto, sono, mi davano per spacciato. Diciamo che comunque la vittoria è stata molto sudata, ho fatto qualche stronzata, ma comunque ragazzi ho vinto, ragazzi. Davvero io ancora non ci credo. Allora ragazzi, come al solito, mettete mi piace, commentate, lasciate un commento, iscrivetevi alla pagina Facebook che lascerò in descrizione, fatemi sapere se vi piace questa serie. Quindi ragazzi, ci vedremo al prossimo video. Bella!